grande piacere. Un piacere mio, grazie per questo invito. Per me è sempre più che un piacere essere qua a Catania, rivedervi, per cui non di vedere tanti amici, voglio dire, in passato sono tante volte, quindi veramente è un gran piacere. Ma non sei stato invitato come amico? No, no, però approfitto. Approfitto. Sei stato invitato? Certo, c'è sicuramente. Per altri motivi. Ovviamente. Ma per me però è un piacere di vedervi, ecco. Certo. Va bene, a te, Davo, grazie. Allora, parlo in italiano, cioè, non so. Perché, Allora, adesso vedete, diciamo, spiego il mio titolo, quindi vi parlerò di nuclei, di struttura nucleare, ma anche perché, voglio dire, un po' per spiegare, per illustrare alcuni dei risultati che sono stati ottenuti, voglio dire, usando uno dei più moderni apparati gamma che attualmente è in funzione, che Agata è rappresentato qua. Adesso comunque entro nel merito dopo. Però volevo anche dire qualcosa su qualche progetto che abbiamo sviluppato recentemente, e uno riguarda, sia diciamo, riguardante l'astrofisica nucleare, che riguardante, diciamo, un'applicazione che adesso vi illustrerò, e appunto che riguarda i cambiamenti climatici. Allora, e poi Adel parafernalia. Perché questo termine? In realtà, se uno va a guardare il significato di parafernalia, questo è un termine che viene dal diritto romano e che rappresenta, diciamo, esprime le proprietà di una donna sposata, e quale, diciamo, porta in dote, diciamo, una parte delle sue proprietà, però può avere delle proprietà che non sono dote e che restano a sua disposizione. E questi sono i parafernalia. Però nel secolo scorso ha preso un altro significato nel mondo inglese soprattutto, e essendo con il significato di gear, tack, outfit, equipment, cioè tutto quello che serve per realizzare qualcosa. Ed è questo il significato e il contesto nel quale abbiamo utilizzato questo termine. Allora, di cosa vi parlerò? Allora, ho scelto qualche esempio di quelli che più mi piacciono, diciamo così, dei risultati di Agata, che dopo vengo, e quindi vi parlerò, dicevo, simmetrie nascoste. Beh, le più semplici sono simmetrie di forma, no? E quindi della notazione del sistema triassiale. Questo perché mi sembra un caso divertente, perché le previsioni quantistiche e quelle classiche divergono. Poi vi parlerò della seniorità, uno dei più antichi, diciamo, numeri quantici della fisica nucleare, e la relazione tra la congregazione di particella a buco. Questo perché rappresenta un esempio molto carino, mi sembra, di fase di Berry in fisica nucleare. E poi, questo non c'è, diciamo, delle fasi sospinte, non avrò tempo di parlare, poi se ho tempo vorrei parlare, diciamo, di qualche misura che vi ho fatto per quanto riguarda l'astrofisica usando solenoidi e fasci radioattivi in batch, e poi di un'applicazione che mira a, utilizzando sempre metodi della fisica nucleare e anche la produzione di isotopi radioattivi, per monitorare gli adattamenti di specie, in particolare specie marine, ai cambiamenti climatici. E quindi siamo in questo contesto variato, per questo ho usato il termine parafernale, tutto quello che gli gira intorno. Allora, vale, questo tanto per ricordare dove vengo. Io lavoro in un laboratorio, uno dei quattro laboratori degli NFN, che si trova a Padova, che è vicino a Venezia, 30 km da Venezia, che è una delle città che soffre di più dei cambiamenti climatici, e le varie, voglio dire, le acque alte che hanno caratterizzato fino all'entrata in funzione del MOSE ne sono, diciamo, purtroppo un tragico esempio, ecco. È un laboratorio basato su acceleratori, quindi che utilizza vari acceleratori. Il più grande è un acceleratore lineare basato su tecnologie superconduttive per accelerare tutti gli ioni, dai protoni fino all'uranio, energie da permettere reazioni nucleari. Questo, per esempio, sono un centinaio di cavità in criostati. Qui si vede, diciamo, già la sequenza di criostati. Gli strumenti. Come strumento, diciamo, quello a cui mi riferisco è, dicevo, uno dei due più avanzati sistemi di misura gamma che esistono. Qual è la caratteristica? Che sono basati su gamma ray tracking.
sul trekking della Agigamma. È una collaborazione internazionale di 13 paesi che ovviamente sostengono, cioè finanziano il progetto, e con caratteristiche che sono, diciamo, eccezionali rispetto a rivelatori precedenti, realizzati come? Utilizzando la combinazione di segment di alta segmentazione, sono cristalli di germanio con una segmentazione di 36 elementi, e l'elettronica digitale. Quindi quello che si fa è si va a confrontare ogni singolo elemento di ionizzazione, quindi nei vari segmenti, quindi si confronta la ionizzazione diretta nel segmento che è stato interessato con la ionizzazione indotta nei segmenti contigui, e da questo confronto, che viene fatto su una base che è, come dire, che caratterizza ogni singolo cristallo ed è, viene, come dire, definita al, una volta per tutte quando si caratterizza il cristallo, si trova ogni singolo punto di interazione con una precisione di mezzo millimetro. E dopodiché, conoscendo i vari punti di interazione, conoscendo l'energia rilasciata in ogni singolo punto di interazione, si applica la formula dello scattering Compton e quindi si risale alla, si recupera, diciamo, eventi che andrebbero in effetto Compton come energia di fotopicco. E questo, diciamo, si traduce in che cosa? Si traduce, per dirla in solo termine, in qualcosa come questo, cioè nel senso, questa è una simulazione che confronta la capacità di estrarre un segnale dal fondo. In particolare qui si simula una banda rotazionale di un nucleo super deformato dell'attuale rivelatore rispetto a quelli precedenti, il migliore di quelli precedenti, cioè un fattore 300, un fattore che normalmente che si traduce questo in un grande discovery potential dell'apparato. Allora, questo, l'intero sistema è stato, come dire, è stato sviluppato in varie campagne, voglio dire, perché è una collaborazione internazionale, quindi spazia tra vari paesi, e è iniziato a Legnano nel 2010. Dopodiché si è sposato poi al GSI nel 2012 in Germania, poi dopo al GANIL nel 2015, e adesso è ritornato a Legnano dal 2022 e, diciamo, ci resterà almeno fino al 2026. Adesso, come che si utilizza? Qui vedete la foto del setup, quindi questa è la parte di Agata. In queste fasi naturalmente è cresciuto l'apparato, quindi man mano si acquistano nuovi cristalli, quindi con l'idea e con l'obiettivo di arrivare a una copertura completa di angolo solido. Quindi questo è l'attuale apparato, è collegato con uno spettrometro di massa, ha che permette di caratterizzare, insomma, i prodotti di reazione. Il programma scientifico è ampio, adesso non importa leggere i vari esperimenti, ma questo è per dire che spazia su tutta la tavola dei nuclidi, in particolare sia dalla parte, diciamo, dei nuclei deficienti che dalla parte dei nuclei ricchi di neutroni. E in particolare l'attuale setup è infatti focalizzato sulla produzione di nuclei leggermente, o diciamo, ricchi di neutroni, realizzati utilizzando come meccanismo di reazione il multinucleon transfer. Cioè uno sfrutta in pratica il trasferimento massivo tra un proiettile ricco di neutroni e un bersaglio ricco di neutroni per incrementare, a seconda, diciamo, del Q-valore della reazione, o il bersaglio o i nuclei intorno al bersaglio, i nuclei intorno al proiettile. E questo, per esempio, è un caso, è una reazione selenio-82 su platino 198, qui è indicato su, diciamo, in tutti i canali aperti, qui centinaia di canali, più di 20 nucleoni trasferiti, e quindi avendo poi la capacità di selezionare uno per uno, è possibile quindi ricavare le informazioni spettroscopiche di ogni singolo canale. Questo come che si fa? Si fa conoscendo posizione e tempo di ingresso nello spettrometro, posizione, tempo e energia, energy loss e total energy sul piano focale. Tutto questo permette di identificare in maniera univoca in carica e massa i prodotti di reazione, almeno per K per Z dell'ordine, diciamo, di circa uguale a 60.
E qui vedete alcuni problemi in questa reazione, i vari, Z con la separazione per le varie masse. Allora, in più, vedere quello che uno può fare, quello che si fa è quello di selezionare, di cercare di guidare, voglio dire, il trasferimento nella direzione voluta, e lo si fa scegliendo o reazioni di stripping di protone o reazioni di pick-up, per esempio, per incrementare il trasferimento di neutroni nei sistemi simili al proiettile, oppure si utilizzano proton pick-up e neutron stripping per invece incrementare i neutroni, i sistemi vicini al bersaglio. E tutto questo può essere previsto, diciamo, dal punto di vista teorico. Questo esempio è il confronto tra delle sessioni d'urto, diciamo, misurate e calcolate, in questo caso con un sistema con un modello semiclassico, che fa vedere, tra l'altro, appunto, come si passa in maniera molto evidente, diciamo, dalla produzione di nuclei, diciamo, relativamente poveri di neutroni, utilizzando a seconda, diciamo, cambiando i proiettili bersagli, in particolare il proiettile in questo caso, e invece, voglio dire, alla produzione di nuclei ricchi di neutroni man mano che si sposta verso sistemi che sono neutronici. E tra l'altro questo aprirebbe, ma non ho il tempo per parlarne, apre la possibilità di utilizzare fasci radioattivi, perché essendo questi meno legati ai neutroni, il trasferimento è avvantaggiato, e concetto che abbiamo anche verificato in un esperimento a Isolde. Comunque, detto questo come introduzione, allora, il caso che volevo, a che cosa serve? Per esempio, quello che, diciamo, che uno dei casi che, diciamo, ora voglio menzionare riguarda lo studio della stabilità delle chiusure di Shell, per esempio della Shell 126. C'è, vuol dire, un dibattito sulla stabilità delle chiusure di Shell fuori, lontano, la persistenza delle chiusure di Shell fuori dalla stabilità, e in questo caso, per esempio, quello che è stato studiato è stato i cambiamenti di forma, diciamo, dei nuclei da prolato a sferico sulla chiusura di Shell, passando per una regione triassiale, nel caso degli osmi, che sono appunto non raggiungibili normalmente per fusione e evaporazione, semplicemente perché non ci sono bersagli stabili vicini. E questo, per esempio, è l'esempio di queste reazioni. Dicevi 20 canali trasferiti, uno va a vedere poi i raggi gamma in funzione della massa, e quindi corrispondentemente, appunto, si ricavano le informazioni spettroscopiche. C'è un aspetto nel quale entro minimamente in dettaglio, che è quello che, misurando anche l'energia di rinculo, è possibile selezionare i nuclei finali che sono meno eccitati, e quindi, diciamo, selezionare quei casi che sopravvivono all'evaporazione, quindi più esotici. Perché questo è una delle modalità, quindi qui vedete per esempio lo spettro della reazione, un taglio, e questo permette di andare appunto a selezionare i casi particolarmente esotici perché più freddi nella reazione, ma anche selezionare sistemi la popolazione di stati che sono sotto, che sono sovrastati da isomeri lunghi, che quindi non sono misurabili normalmente attraverso reazioni diverse. Dico questo perché poi ritornerò su questo punto. Comunque, allora, ricavate le varie, diciamo, a questo punto si ricavano le varie informazioni spettroscopiche, qui nel caso degli osmi, per esempio, questi sono gli schemi di decadimento, una parte, insomma, i primi stati eccitati, e dopodiché si possono confrontare con modelli, come in questo caso, nel quale appunto si vede che il passaggio da sistemi prolati a sistemi sferici, passando per invece le formazioni triassiali. Allora, che in questo linguaggio appunto viene descritto un parametro che si chiama gamma, ma con questo poi ci tornerò. Allora, perché mi sembra un caso divertente quello della rotazione di sistemi triassiali? E ovviamente questo può essere affrontato guardando sia l'aspetto classico che l'aspetto quantistico. Allora, se uno qui si calcola la rotazione di un sistema triassiale classico, conserva l'energia, si conserva il momento, in pratica l'unica cosa da considerare è che le soluzioni stabili sono quelle in cui si ha la sovrapposizione, diciamo, di una sfera e di un ellissoide, e quindi vuol dire non tutto lo spazio delle fasi, diciamo, è disponibile per soluzioni stabili.
Viceversa, se uno fa un approccio quantistico, dove qui, vuol dire utilizzando parametri come la deformazione di quadro polo e gamma della rotazione di triassiale, si ottiene invece che la rotazione intorno all'asse intermedio è quella privilegiata. Adesso permettetemi di fare una digressione su questo, che ho chiamato rotazione di un sistema triassiale classico. Nel 1965 l'Unione Sovietica era anche economicamente abbastanza al collasso, e quindi c'è un enorme problema, diciamo, sia di finanziamenti e anche per il mantenimento della stazione spaziale. La stazione spaziale, che si chiama la Salyut 7, si chiamava, l'11 febbraio non dà più segni di vita. Per fortuna gli astronauti che erano lì erano già andati via, quindi non ci sono drammi dal punto di vista. Però tutti i sistemi biologici sono disattivati. Allora si decide, anche alla fine, di mandare due astronauti a risolvere questo problema. Vengono spediti con la Salyut 13, si chiamano Vladimir Zanibekov e Viktor Savinsky, e questi riescono a ripristinare l'intero sistema in un'operazione che viene considerata una delle attività di riparazione nello spazio più impressionanti nella storia. E infatti questa storia qui è stata la base di un film russo, Salyut 7, del 2017. Allora, io ho preso, trovato tutto su web naturalmente, i filmati di questa. Nell'operare queste riparazioni, per esempio, svitano, come queste vedete, una vite che è un oggetto triassiale in microgravità. E adesso vedete come quello che succede. Cioè, la rotazione è instabile, nel senso che il sistema passa da uno, quando dicevo che ci sono tutte le soluzioni, voglio dire, sono state, passa da una direzione, sì, dell'asse di rotazione a quella successiva, perché tutte le altre soluzioni sono instabili. Allora, questa storia, questo effetto lo trovate sempre sul web sotto il nome effetto Zanibekov, perché si considera trovato per la prima volta e osservato in questa occasione, e tenuto segreto per alcuni anni, e dopodiché verrà pubblicato molto dopo in questo. Su Springer Link lo trovate sotto il nome The Twisting Tennis Racket, perché anche la racchetta da tennis è un oggetto triassiale. Se voi prendete la racchetta da tennis e la fate ruotare in questo modo, vedete che sempre si gira anche dall'altro lato. Per questa ragione, perché la rotazione di un sistema classico intorno all'asse intermedio di un sistema triassiale è instabile. Tra l'altro, si può leggere questo nell'articolo, che in the twisting phenomenon seems to be new, it is not mentioned in the recent article on the Eulerian bubble, in general text of classical mechanics, or in a specialized text of rigid body motion. E quindi viene pubblicato. Ma in realtà ovviamente non è vero. Cioè l'instabilità di un sistema classico, della rotazione di un sistema classico triassiale, era ben nota già da un secolo prima, pubblicata in questo libro Rotazione dei corpi sono dei corpi, da un matematico francese, Louis Poinsot, il quale appunto è dimostrato proprio nel modo in cui lo dicevo, la conservazione dell'energia e del momento ha come soluzioni stabili soltanto i due vertici, l'intersezione delle due superfici. Allora, questo nel sistema classico. Invece nel sistema, tra l'altro, sempre a livello di curiosità, in quel periodo qualcuno ha anche pensato che questo potesse essere una motivazione del cambio dell'inversione del campo magnetico terrestre. Perché? Perché la Terra è un sistema triassiale. E quindi, voglio dire, ovviamente però anche questo non è vero, perché qualunque sistema triassiale classico che ruota intorno all'asse intermedio, se c'è un qualche elemento dissipativo, da un po' cambia direzione di asse di rotazione e va in quella che massimizza il momento di inerzia, e che quindi è l'asse più corto, diciamo. E infatti, vuol dire, tutti i pianeti ruotano così. Questa adesso è stato possibile, ovviamente si conosce la triassialità della Terra molto bene. Tra l'altro, voglio dire, si vede anche se uno fa un'analisi di Fourier dei terremoti, si vedono tutti doppietti che sono rappresentativi della,
della triassialità della Terra. Ci sono anche legami, però questo non so, non sono riuscito a ricavarli bene, sugli effetti di tettonica zolle che sono legati agli effetti di triassialità, che sono comunque piccoli, diciamo, quasi 80 metri, diciamo, sul raggio però della Terra, insomma. Comunque. Allora, il sistema quantistico invece, un rotatore triassiale è caratterizzato da un parametro gamma che, diciamo, una rappresentazione di beta e gamma, diciamo, della deformazione quadrupolare triassiale, con valori intorno a 30. Quello che si calcola, quelli che si chiamano i total Routian cranking, cioè, diciamo, la rotazione in un sistema solidale col nucleo, quindi un sistema non inerziale. Questi minimi rappresentano le soluzioni stabili, e vedete che invece il minimo è proprio una rotazione lungo l'asse intermedio. Questo è proprio è uno di questi casi nel quale appunto si ha una rotazione intorno all'asse intermedio nella parte bassa dello schema dei livelli, e dopodiché soltanto quando si rompe una coppia, l'accoppiamento con il momento angolare di una coppia determina un'intera rotazione dell'intero nucleo, che in questo caso prende una forma provata. Per curiosità abbiamo verificato, cioè, è tutto ovvio, diciamo, però ho verificato tutto questo, ovviamente uno che cosa può fare? Può andare a misurare gli elementi di matrice di transizione. Gli elementi di transizione come? Misurando la vita media degli stati. Lo si fa usando per esempio il Planck, cioè usando la variazione, l'emissione in volo della disaccelerazione in volo di stati che emettono gamma. A quel punto si cambia la velocità di rinfulo e si vedono le emissioni a due diverse velocità, e il rapporto di questi valori permette di calcolare la vita media degli stati. Questo è un esperimento che abbiamo tra l'altro da poco fatto ai Vasquila, e per esempio si vede questo andamento che è contrario normalmente, gli elementi matrici di transizione si riducono aumentando il momento angolare, è proprio caratteristico di questo tipo di comportamento nel quale appunto si passa da una rotazione triassiale a una rotazione invece provata andando più su, e con questo il momento angolare. Allora, questo era con questo concludo la prima simmetria, che era quella più, diciamo, standard, che è quella appunto della forma di un nucleo. L'altra simmetria di cui volevo parlare è quella che una delle più antiche, che si chiama appunto, che è la seniority. Cioè, rappresenta caratterizza i nuclei semimagici, quindi su chiusura di scelle, rappresenta il numero di coppie che sono accoppiate a momento angolare zero. Allora, la conservazione della seniority introduce, diciamo, degli elementi di conservazione. Uno di questi, delle leggi di conservazione, uno di questi è che l'energia di eccitazione degli stati all'interno, diciamo, della stessa shell è indipendente dal riempimento delle shell. No? E infatti, non so se uno prende gli stagni oppure i piombi, così, il 2 più è un'energia costante. L'altro è che tensori pari di 1 o 2 operati, di 1 o 2 particle operators, cambiano il segno, invertono il cambio nel segno quando passano la metà della scella. E infatti, per esempio, gli elementi matrici di transizione elettromagnetici sono tensori pari e danno luogo all'andamento quello classico della seniority, nel quale appunto si osserva che, per esempio, dentro lo stesso multipletto di seniority, le BD2, le elementi matrice, vanno a zero nel mezzo della scella, mentre hanno un massimo nel caso che si cambi il multipletto di seniority. Questo tra l'altro introduce la presenza di isomeri, quelli di cui parlavo prima, perché diciamo all'interno della stessa shell ci sono appunto della stessa multipletto di seniority, queste transizioni nel mezzo della shell sono affettate, quindi questo crea i seniority isomer. Ed è difficile andare a misurare normalmente sotto questi seniority isomer la vita media dei singoli livelli, perché si è dominati dalla vita media dell'isomero di seniority. Questo vale, cioè, la conservazione della seniority in maniera scontata fino alla shell G9 mezzi. Mentre la shell G9 mezzi in poi
non è qualcosa, diciamo, non c'è una ragione principale, cioè non, per cui si conserva. E quindi prima può essere interessante andare a verificare perché si conserva, ma poi diciamo che in tutte le misure fatte si trovano alcuni stati che conservano la senilità. E qui, per esempio, e quindi in questa ricerca si andava a cercare, se si conserva la senilità, qual è la simmetria sottostante che determina la conservazione della senilità. Sono alcuni stati, in genere il 4 e il 6, che conservano questo, laddove non ci sarebbe un motivo specifico di conservazione della senilità. Allora, questo è stato fatto usando il concetto dei valence mirror symmetry, cioè andando a vedere praticamente il comportamento di senilità di stati appartenenti, voglio dire, a scelte diverse. Quindi Z uguale 28, per esempio, e N uguale 50. Quindi nel primo caso, per l'N, cioè nel secondo caso l'N uguale 50, questo era possibile farlo usando le reazioni che mostravo prima, quindi è stato fatto, diciamo, utilizzando molti nucleon transfer, e in particolare, voglio dire, perché nel caso dei ruteni e palladi, perché si volevano popolare gli stati sotto gli isomeri, che appunto sono difficilmente accessibili. Allora, misure di Plunger, come ho detto prima, stessa, questa è una misura fatta a Ganil, ma comunque la stessa tipologia, quindi Agata collegata con uno spettrometro, misure di vite medie degli stati. Si vanno a una misura di Plunger, quindi c'è i picchi delle transizioni che emesse a velocità di rinculo diverse, da queste si ricava la vita media degli stati. E quello che si osserva è, diciamo, perfetta conservazione della senilità, gli stati, diciamo, l'energia degli stati è indipendente dal riempimento della shell, e gli elementi di matrice di transizione hanno un andamento, diciamo, a parabola, come si aspetta, cambio di senilità invece all'interno dello stesso multipletto di senilità. E questo per gli N50. Sì, per cui voglio per gli N50, tra l'altro l'ordine di senilità è quello aspettato, quindi senilità 0, 2, 4 e 4. Mentre invece per gli N50, cioè l'altro segnale di multiple, per il Z50, il Z28, questi sono nuclei molto molto più esotici, quindi quello che abbiamo fatto è andare a cercarli, a produrli in laboratorio, diciamo, per frammentazione, quindi Riken in questo caso, è un esperimento che aveva la caratteristica di fare due misure in una, perché usavamo lo stesso fascio per eccitazione colombiana, e poi dopo impiantato, e poi per misurare il decadimento in pietate in silice, e poi c'era una regamma che si chiama Eureka per misurare i gamma di decadimento. Quindi quello che si faceva è frammentazione uranio 238, 245 per nucleone, frammentato su un bersaglio di beryllio, dopodiché i frammenti venivano analizzati, identificati in Big Rick in questo caso. Dopodiché i gamma Coulomb excited su un bersaglio di piombo e gamma rivelati in scintillatori, questo si chiama DALI 2, e poi identificati nuovi frammenti dopo l'eccitazione colombiana e poi impiantati in Eureka. Risultato: anche in questo caso si trova una buona conservazione della senilità. Allora, insisto che per la scelta genome mezzi non ci sono ragioni esplicite per cui si debba conservare, e quindi cercavamo, cioè, non è, e quindi insomma è il fatto che si trova una buona conservazione è come indicare che ci deve essere una simmetria sottostante perché questo avvenga. E in particolare, quello che si osserva è che gli stati di senilità 2 e 4, in genere, gli spin 4 e 6, non si mescolano. E quindi qual è l'underlying symmetry? Quello che uno può fare a quel punto è andarsi a mettere al centro di una shell. Cioè, una shell è laddove la simmetria è conservata nel modo più, come dire, assoluto, diciamo. E qual è il centro della shell? Di 9 mezzi, in questo caso, corrisponde al nickel 70. Quindi un nucleo è caratterizzato da 5 particelle, si può vedere, diciamo, come o 5 particelle o 5 buchi rispetto alla scella. Quindi, o 5 buchi. Allora,
Purtroppo qui è spettroscopia fatta con scintillatori, quindi diciamo, si vede molto meno, la qualità è chiaramente molto peggiore. Ciò nonostante, anche questi osservano stati, in questo caso 2-5 mezzi, i quali non si mescolano. Si può estendere questo tipo di indagine ad altre shell G9 mezzi, e la 2G9 mezzi, piombo 213, ancora una volta un nucleo che si può riguardare come 5 particelle o 5 buchi. E infatti si trova nel mezzo della shell G9 mezzi, 213 piombo. Questo diciamo, è un sistema studiato al GSI, in anni in realtà in anni precedenti, voglio dire, nel quale si usa ancora una volta un fascio di uranio frammentato, dopodiché si selezionavano i frammenti con i fragment separator e poi impiantati, e sempre un sistema di germani ricavati dall'antica, diciamo, dai cluster di Eurobowl, e si studiavano poi dopo i decadimenti. Adesso, senza entrare nel dettaglio, ancora una volta si ottiene anche in questo caso una conservazione, cioè un andamento che è quello parabolico che mostravo prima della conservazione della senilità, tra l'altro, diciamo, quasi da libro di testo, e tra l'altro il confronto con la teoria, ma appunto, è stato, diciamo, solo possibile introducendo forza a tre corpi, altrimenti, voglio dire, la teoria non prevedeva, voglio dire, soltanto la teoria introducendo forza a tre corpi permetteva di spiegare, voglio dire, di una riproduzione, voglio dire, dettagliata della di questo andamento. Allora, 213 piombo, qual è, questo è lo schema di livelli che si ottiene, praticamente due rami di decadimento che possono essere confrontati perfettamente con una shell model, la riporto qua. Quindi se lo stato fondamentale 9 mezzi più senilità 1, gli stati che ho rappresentato in rosso senilità 3, gli stati in blu senilità 5. Ancora una volta, voglio dire, due stati, 17 più e mezzi più, vicini, i quali non interagiscono. Allora, ci si chiede, appunto, ci si chiedeva quale possa essere, voglio dire, sempre la simmetria sottostante che determina, voglio dire, la conservazione della senilità. Ancora una volta, questo cos'è? È un nucleo visto con 5 particelle o 5 buchi. Allora, il fatto che di riguardare un nucleo con 5 nella simmetria particle hole, questo richiama appunto quella simmetria particle hole, vuol dire che può essere descritto come un loop nel sistema di parametri della Hamiltoniana corrispondente. La funzione può essere descritta in un loop, diciamo, di 5 particelle o 5 buchi. E cycles, quindi uno lo può chiamare a cycle resulting from the geometrical property of the parallel space of the Hamiltonian. Se adesso prendo questa definizione e vado nei libri di testo, che cosa trovo? Trovo che questa è la definizione: se a phase difference è quasi a cycle resulting from the geometrical properties of the parallel space of the Hamiltonian, è quella che prende il nome di fase di Berry. Trovata, voglio dire, la prima volta nel 1950 da Kato, nel 1956 da Pancharatnam, e poi dopo da Higgins nel 1958, e poi definita e soprattutto, diciamo, come dire, pubblicizzata nell'84 da Berry, che ha un'implicazione in molti aspetti della fisica, o insomma, in molti, molti aspetti della fisica, di cui il più semplice di tutti è il pendolo di Foucault. E infatti, voglio dire, il pendolo di Foucault, ovviamente, diciamo, Foucault, voglio dire, è quello è stato utilizzato per rappresentare, per dimostrare, rendere evidente la rotazione adiabatica della Terra. E se uno considera il trasporto parallelo di un vettore, per esempio, dal polo sull'equatore e ritorno, beh, questo si vede che il vettore del trasporto parallelo acquisisce una fase che può essere calcolata come l'integrale della curvatura della superficie, e infatti, se uno ci mette la superficie, cioè la curvatura di una sfera, si ottiene proprio la fase del pendolo di Foucault. Quindi, diciamo, l'angolo di mismatch del pendolo di Foucault segue da due ingredienti, no? Da un lato è
il trasporto parallelo lungo la longitudine che è dovuta alla rotazione adiabatica della Terra, ma dall'altro è legata alla curvatura della Terra. In altre parole, se la Terra fosse cilindrica, non ci sarebbe il cambiamento di fase, diciamo, dovute al pendolo di Foucault. E questo è vero in molti aspetti, voglio dire, anche adesso ho preso quelle, diciamo, per esempio un esempio tra le oscillazioni, diciamo, delle correnti diciamo, oceaniche, perché ovviamente le correnti oceaniche andavano attraversando l'equatore, diciamo, hanno spostamenti di fase opposte e questo determina, voglio dire, la formazione di onde come Kelvin e gli Arai, che prendono questo nome qui e che si considerano essi precursori di fenomeni come il Niño. Adesso, se tutto questo discorso, quello della curvatura, lo traduciamo nel linguaggio della fisica nucleare, quindi uno può ricavare la fase utilizzando la curvatura di Berry, cioè questo vale per qualunque spazio delle fasi, espressa così, uno lo traduce nel linguaggio degli elementi di matrice che dicevo prima, e so vedete che gli elementi di matrice elettromagnetici sono diversi da zero soltanto, cioè dipendono da questo fattore di fase, che è meno 1 per la differenza di sinorità diviso 2. E questo significa questo? Significa che il fatto di avere, diciamo, la presenza, la conservazione della fase di Berry fa sì che non si possono mescolare gli stati. Gli unici stati mescolabili qui sono quelli che sono una variazione di sinorità uguale a 2 diviso 2, quindi soltanto, voglio dire, il sinorità 1 e sinorità 5, ma non gli altri stati, quindi sinorità 3 e sinorità 5, non si possono mescolare. E quindi, voglio dire, questo è perché si osserva comunque la conservazione della sinorità, anche laddove non dovrebbe essere possibile. Allora, con questo vediamo dove siamo arrivati. 42, quindi ho ancora pochi minuti, diciamo, o no? Perché almeno sono detto 45 minuti massimo, però, diciamo. A che ora? Allora, cosa? Sì, è perfetto, questo volevo sapere. Allora, a questo punto passerei sugli altri due argomenti, che sono appunto, questi erano gli esempi che facevo di struttura nucleare, se no, allora, sapete che Legnano è un progetto di fascicoli reattivi che vede, diciamo, che utilizza un ciclotrone per produrli e quindi gli esempi che porterò sono nati un po' legati, voglio dire, a questo, all'utilizzo di fascicoli reattivi, che però al momento non abbiamo potuto ovviamente far utilizzarli a Legnano, quindi sono le misure che sono fatte in altri laboratori. Allora, è una fase di Isol, si usa la fissione del carburo di uranio, voglio dire, o comunque o carburo di silicio per produrre radioisotopi che poi vengono accelerati, voglio dire, ionizzati con la sorgente di Isol, separati sia con la sorgente laser che con spettrometri ad alta risoluzione e dopo riaccelerati dal sistema di acceleratori da lineare che in funzione a Legnano. Il ciclotrone è quello che è installato, anche se non funzionante, comunque è stato funzionante, al momento non è funzionante, ed è uno di quelli commerciali pensati proprio per produrre radioattività, quindi alta intensità di protoni. Allora, una possibilità è che diciamo, per dire, anticipare l'utilizzo di fasci radioattivi che vedranno ancora alcuni anni prima della realizzazione, è quella di separare, e questo qui volevo arrivare, la fase di produzione da quella di accelerazione. E quindi di produrre attività con, che tra l'altro a Catania è stato fatto, insomma, di produrre, voglio dire, quella attività con il ciclotrone, dopodiché di metterla direttamente, diciamo, nella sorgente che viene utilizzata per i fasci pilota, per la determinazione, diciamo, del settaggio dell'acceleratore, e poi in varie misure con questo. Allora, cioè, produzione di fasci in batch. Allora, questo principio abbiamo utilizzato, voglio dire, in realtà proposto molte volte a Legnano, ma comunque utilizzato recentemente in un esperimento, diciamo, di astrofisica nucleare fatto a Argonne, il cui scopo è quello di andare a verificare una delle sezioni d'urto importante per i processi S,
che è quella del, diciamo, la Krypton 85 N gamma. Ci sono una serie di nuclei, tra cui questo è uno, che permettono di ricavare le informazioni sia sul flusso di neutroni, diciamo, nella stella, sia sulla temperatura della stella. In particolare la combinazione, per esempio, di Krypton 85 è un caso e del selenio 79 è un altro caso, perché tutti questi nuclei sono caratterizzati, oltre dal fatto di essere schermati da nuclei stabili, e quindi, diciamo, che permette di disaccoppiare la produzione less process dall'air process, ma poi dal fatto che hanno isomeri, hanno vite medie molto lunghe, dovute, perché lo stato fondamentale è uno stato di alto momento angolare, e invece hanno isomeri abbastanza a bassa energia, che quindi possono essere polari e eccitati termicamente, che però permettono, voglio dire, che hanno invece un momento angolare basso, e quindi, diciamo, decadono rapidamente. Quindi questo determina che, a seconda della temperatura della stella, una parte, diciamo, della popolazione dello stato fondamentale va nello stato eccitato, e quindi, voglio dire, questo cambia la vita media efficace del decadimento. In questo caso si è misurata, appunto, diciamo, si è cercato di misurare la sezione di cattura del cripto 85 introducendolo dentro la sorgente direttamente. Quindi si è acquistato il cripto 85 dalle scorie di un reattore, voglio dire, e dopo che è introdotta nella sorgente, in questo caso le misure è stata fatta da Argon, e poi accelerato, e per ricavare utilizzando un metodo indiretto. Diciamo, semplicemente vogliamo mostrare che, a seconda, vedere che ci sono valori diversi dei rapporti, ovviamente, diciamo, la sezione di cattura determina una come dire, ha implicazioni sulla produzione, voglio dire, delle abbondanze isotopiche nella fase delle abbondanze isotopiche solari, per cui uno può andare a verificare l'impatto che ha, prendendo, diciamo, anche una misura con relativamente bassa risoluzione, diciamo, può avere implicazioni, voglio dire, sulle abbondanze isotopiche, sulla determinazione delle abbondanze isotopiche che si ricavano dai silicati, i grain di carburo di silicio. Il metodo utilizzato è quello che si chiama dei surrogati, quindi uno si utilizza una reazione surrogata per cercare di ricavare, voglio dire, l'informa di rappresentare, voglio dire, la reazione di interesse, quindi in questo caso una cattura neutronica. Quindi la misura era una misura di DP, diciamo, in cui si misurava, appunto, l'informazione, diciamo, sia il DP si misurava l'emissione gamma e l'informazione dell'energia del protone residuo. Tutto questo però fatto utilizzando un solenoide superconduttore e l'apparato Helios che si trova a Argon, che ha il vantaggio, appunto, di non determinare, di permettere di misurare, di mantenere la separazione, diciamo, la risoluzione cinematica anche per reazioni di cinematica inversa, dove invece, voglio dire, che sarebbero invece caratterizzate da una compressione cinematica. Questo per mostrare un po' di foto dell'apparato. Questo, diciamo, si misura, ovviamente, si determina la posizione delle traiettorie elicoidali, voglio dire, che dei protoni all'interno del solenoide, misurate sul strip di silicio. I gamma sono stati misurati, voglio dire, introducendo un elemento degli scintillatori, dei bromuri di lantanio e bromuri di cesio, voglio dire, all'interno dello spettrometro, insomma, e questo, voglio dire, con un campo di 2 tesla. Alla fine, per esempio, questo sono da poco fatta la misura. Questo, per esempio, qui si vede molto bene, per dire, cioè, anche questo cosa è abbastanza, cioè, non so perché. Per esempio, la soglia di emissione di neutroni, si vede bene la soglia di emissione di neutroni nel momento in cui si vede bene la soglia di emissione di neutroni una volta che nella coincidenza con gamma. Se tu ti giri, lui già si vede. Esatto, lo fa da solo, va bene. E qui vedete, per esempio, l'energia di eccitazione in funzione, voglio dire, dell'energia gamma, e si vede rispetto alla soglia
di emissione di neutroni e le corrispondenti disercitazioni di stadio P e 4 più nel nucleo residuo che permettono di ricavare quello che si misura è il rapporto tra l'emissione gamma e l'emissione di particelle, e questo poi si utilizza un modello per ricavare, voglio dire, le informazioni sulla sezione d'urto. Questo tipo di misure, voglio dire, in realtà stiamo cercando di farne altre. Un altro caso che è appena stato approvato, voglio dire, è quello di utilizzare, per esempio, quello riguardante le esplosioni di supernove, ferro 60, quindi la reazione è una ferro 60, ferro 59 DP, ancora una volta utilizzando, voglio dire, ferro 59 prodotto, questa volta tra l'altro, diciamo, è un isotopo molto difficile e anche molto costoso da produrre, però questo lo fornisce il laboratorio stesso. E detto questo, l'ultimo tempo rimanente lo dedicherei a mostrarvi l'applicazione di cui parlavo, quello che concludeva, diciamo, la parte di cambiamenti climatici. E questo è un PRIN che è stato appena approvato, in realtà, diciamo, sia in Spagna che in Italia, e quindi, voglio dire, cioè, ha due componenti, una spagnola e una italiana, e quindi sempre legato alla produzione di raggi di isotopi, quindi sempre legato all'utilizzo del ciclone di Spess quando entrerà in funzione. E in questo caso, appunto, l'obiettivo è riguardare cioè monitorare adattamenti di specie ai cambiamenti climatici utilizzando isotopi radioattivi. E ovviamente l'aumento di anidride carbonica nell'aria determina un aumento di anidride carbonica determinato anche dalle attività antropogeniche, determina un aumento di anidride carbonica nell'acqua che cambia la chimica dell'acqua. E in particolare quello che succede è che in realtà questo è un sistema di feedback della natura, diciamo, che mantiene la stabilità del clima, perché gran parte dell'anidride carbonica dell'aria finisce nell'acqua, e quindi, voglio dire, se non ci fosse questo meccanismo ci sarebbero molti più effetti molto più drastici nell'atmosfera. Questo è per mostrare come negli ultimi anni in realtà, diciamo, ci sono stati sempre cambiamenti, seguono dei cicli che prendono il nome di cicli di Milankovic, che tra l'altro è un matematico serbo che ha sviluppato tutta la teoria durante la guerra serbo-croata, perché è stato messo in prigione e lì ha avuto il tempo di ricavarsi tutta la... e qui vedete per esempio l'aumento degli ultimi anni, diciamo, del periodo dalla rivoluzione industriale, ecco. E bene, qual è l'effetto dello scioglimento della decarbonica nell'acqua, diciamo, è quello di aumentare l'acidificazione degli oceani. Quindi quello che succede è che CO2 si discioglie nell'acqua, questo crea, si lega con gli ioni, forma, cioè, acido carbonico. E qui riduce il pH degli oceani, e quindi, diciamo, crea acque più acide, che quindi riducono o potenzialmente riducono la capacità di crescere di organismi che basano la loro crescita sul carbonato di calcio, come i coralli, per esempio, tutti i bivalvi, molti bivalvi così. Allora, questo però non solo, perché l'altra cosa che succede è che legando ioni carbonato, si formano ioni carbonato, questi legano, diciamo, con l'H2 dell'acqua formano ioni bicarbonato, sottraendo ioni carbonato che sono quelli che servono, che sono utilizzati per costruire le conchiglie. E quindi c'è questo doppio effetto di dissoluzione da un lato e dall'altra parte, diciamo, della riduzione degli ioni carbonato che servono per la costruzione delle conchiglie. E questo in realtà avviene molto presto, voglio dire, con variazioni adesso che mi sono un po' più seguito questi elementi qui, mi sembra che non ci siano i tempi per intervenire, perché già un aumento di 1,5 gradi determina la scomparsa di tutti i coralli che ci sono credo che gli ultimi accordi prevedono 3 gradi. Comunque, ovviamente tutto ciò ha effetto su tutta la catena alimentare,
partendo dai foraminiferi, a, poi ai pesci, poi cetacei, cioè, insomma alla fine all'uomo, quindi ha un impatto anche economico. Allora, con queste, con questa, diciamo, come dire, idea, vuol dire, cioè, si sono create due linee di ricerca, originariamente in Spagna, per questo è stato presentato nell'equivalente del Prince Spagnolo, in collaborazione con la Sonografica, che è il più grande acquario europeo, e quindi, allora, la Sonografica era interessata nella parte di coralli, mentre la comunità valenziana, più nell'aspetto, diciamo, economico, e quindi in particolare la produzione di vongole e cozze, diciamo. E quindi due linee legate a questi due elementi. Come farlo questo? Utilizzando un isotopo radioattivo. Allora, un isotopo, il primo isotopo radioattivo, che tra l'altro che ha le caratteristiche semplicemente di poter essere utilizzato, almeno in Spagna, anche in ambienti che non sono professionalmente esposti, è il calcio 45. Il calcio 45 è una vita media di 163 anni, che è compatibile con la crescita, giorni, che è compatibile con la crescita di un... di, una, di uno di questi di molluschi, e quindi calcio 45 dissolto in una forma solubile nell'acqua in maniera tale da misurare la crescita attraverso l'assorbimento nell'esoscheletro del calcio 45, misurando gli elettroni di decadimento. Intanto che questo è partito, poi ci sono stati problemi, diciamo, con la Russia, quindi gli isotopi non si sono più, non si sono trovati, cioè il calcio 45 non era più acquistabile. Per cui questo, diciamo, non c'erano soluzioni, per cui alla fine abbiamo trovato che il Grenoble, no, il reattore, diciamo, si è offerto di produrlo loro. Tra l'altro sarebbe, diciamo, la produzione, cioè, una produzione commerciale, ci hanno chiesto 100.000 euro, che da soli di questi esauriva gran parte del finanziamento, così. Quindi Grenoble ce l'ha prodotto in realtà gratuitamente, fornendo anche il calcio 44 di base. Però con i tempi di irraggiamento, non è che lo facevano solo per noi, lo facevano per tanti, perché ha prodotto un gigabecquerel di calcio 45, non avevamo un laboratorio dove poter, che potesse operare su un gigabecquerel. Alla fine, diciamo, l'unico posto che abbiamo trovato è stato il PSI, che quindi ha ricevuto questa attività, l'ha, diciamo, scorporato in quantità più piccole, poi tutto è stato spedito a Madrid, dove hanno fatto la separazione isotopica, e dopodiché, voglio dire, adesso è in fase di arrivare a Valencia per essere poi dissolto nell'acqua, questi acquari, diciamo, che sono stati realizzati a Valencia. Quindi quello che nell'oceanografica. Quindi quello che si fa e si usa, diciamo, si vuole, quello che si vuole fare è quello di avere, diciamo, dei microcosmi di acquari con pH, diciamo, nelle condizioni attuali e quindi in condizioni proiettate a un anno, per esempio in questo caso al 2100, quindi pH, diciamo, 7.5, pH 8.1. Si introduce, entrambi vengono alimentati da un'acqua, in questo dissolto, questo è un isotopo, e dopodiché si vanno a monitorare, voglio dire, diciamo, la crescita degli organismi, voglio dire, e quindi misurare gli elettroni di emissione nell'esoscheletro. Questo è il suo foto, voglio dire, fatta nel oceanografico, nello stato attuale, queste due vengono fatti crescere i coralli all'interno dell'oceanografico. Queste sono le vasche che sono state installate, c'è stato un problema non ben capito, perché tutto ciò, diciamo, che quando, anche qui, diciamo, i coralli crescevano tranquillamente, appena li mettevi qua, senza far nient'altro, morivano in buona parte. E alla fine quello che stanno facendo è cercare di ricavare un sottoinsieme dei coralli, voglio dire, resistenti, quelli che sopravvivono a un eventuale patogeno che però non è stato identificato. L'acqua viene filtrata, viene poi irraggiata con altre veletti per, diciamo, come dire, per sterilizzarla dal punto di vista biologico, e poi dopo si discioglie l'isotopo, insomma, e così via. Nello stesso tempo si sono sviluppati vari rivelatori, uno, diciamo, semplicemente utilizzando scintillatori liquidi, per esempio. Queste cose si fanno già in principio, cioè dissolvendo l'esoscheletro in un acido e poi mescolandolo con uno scintillatore liquido. Diciamo, l'obiettivo di qui era di quello di non uccidere l'animale, che tra l'altro non è soltanto che permette di non uccidere l'animale, perché da questo ho appreso che i molluschi non hanno diritti, diciamo, quindi, diciamo, gli invertebrati non hanno diritti, diciamo, quindi non si deve andare attraverso una commissione etica, no. Però permette di fare un campionamento sullo stesso esemplare, perché c'è una variabilità genetica, che in questo modo, che tra l'altro inficia, voglio dire, i suoi risultati. Comunque, ecco, questo è in fase di sviluppo. Nello stesso tempo, poi,
è partito il PRIN con l'Università di Padova. Questo è lo studio di biologia di Chioggia, tra l'altro un posto, questa è una foto mia dalle finestre dove tenevo le riunioni, diciamo, perché anche se sembra difficile crederlo, nell'Adriatico c'è una barriera corallina, che è questa, che si chiama, non è bella come, però è una barriera corallina, e quindi loro sono interessati anche loro insomma, alla fine è partita una ricerca analoga, questa volta però basati su isotopi stabili, perché l'Università di Padova non voleva essere coinvolta nello smaltimento, perché poi questo, l'acqua con il dissolto, il radioisotopo va smaltita nel mare, e quindi non volevano, diciamo, essere, come dire, trovarsi sul giornale, sai, insomma, quindi si utilizza una versione basata sui isotopi stabili, carbonio 13, calcio 44, e che comunque è in fase adesso, in fase di realizzazione dello stesso sistema, questo negli studi di biologia marina, che è questo qui, che si ha sede a Chioggia dell'Università di Padova, il posto tra l'altro, insomma, per come essere. Questa era la firma, diciamo, quando si è partiti per il progetto spagnolo, sempre nell'ambito del PNRR, sia del spagnolo italiano, e con questo io concludo appunto dicendo che in realtà entrando da un esperto in questo argomento, mi sembra di capire che non se ne esce, nel senso che già un aumento di 1,5 gradi di temperatura determina lo sbiancamento di tutti i coralli che ci sono al mondo. Quindi l'unica soluzione che gli esperti vedono è quella di trovare dei repository nel mondo, dei posti in cui si riesce a mantenere un controllo limitato della temperatura. Uno di questi, che è un bel posto, è considerato quello del Golfo di Aqaba. Quindi c'è un progetto che prevede il fatto di portare, voglio dire, la variabilità genetica, per esempio, dei coralli, la biodiversità in uno di questi posti e preservarli fin tanto che si riesca, diciamo, a mantenere maggiormente, diciamo, le variazioni dei cambiamenti climatici. E con questo vi ringrazio e dell'attenzione, e vi ringrazio di essere qua.